alla scoperta dei borghi più belli d'Italia con il primo Educational Tour organizzato sui Monti Dauni da Puglia Promozione, Enit, Borghi Italia Tours Network. Importanti operatori statunitensi hanno fatto tappa a Bovino, Sara Troia, Lucera e Pietra Montecorvino. Dei vostri borghi io ho apprezzato sicuramente l'accoglienza delle persone. È qualcosa che negli Stati Uniti non si trova facilmente, è qualcosa che sicuramente piacerà ai turisti, oltre che ovviamente tutte le ricchezze che sono in realtà nascoste. Non vediamo l'ora di portare i nostri clienti, i nostri turisti in questo paese, perché siamo convinti che si troveranno benissimo. Obiettivo: creare un asse con il Gargano e aggregare i nostri itinerari a quelli della Basilicata, Abruzzo e Campania. Stiamo valorizzando, attraverso la formulazione di un prodotto turistico, l'area dei Monti Dauni, che è un'area ancora non così conosciuta e soprattutto oltreoceano. Quindi abbiamo creato un prodotto che in prima battuta esce in aggregazione con il Gargano e verrà poi aggregato con altri itinerari sia regionali che transregionali. Quindi un prodotto che deve mettere in evidenza l'eccellenza di questa meravigliosa area, così ricca, così pregiata e soprattutto così carica di colori e di gente molto ospitali. È una grande opportunità, arriviamo ai professionisti del turismo, quindi vuol dire che queste persone credono nei Monti Dauni, credono in Bovino, credono in tutto quello che noi possiamo offrire. Ad ospitare e organizzare la tappa sui Monti Dauni è stata la nuova rete di imprenditori turistici di Bovino, Maria Concetta Bisanti. Sì, abbiamo soprattutto puntato a vendere il prodotto bovino e ancora di più Monti Dauni, proprio perché è una parte, diciamo, della Puglia tutta da scoprire, infatti questo è il nostro motto. E stiamo cercando proprio attraverso l'America di portarli più lontano possibile.